Salve truccose e benvenuti in questo nuovo video. Mi avete consigliato voi e indicato queste maschere. Ho accettato in pieno il consiglio e mi sono detta perché non tuffarsi in questa avventura. Dopotutto sono prodotti con il 98% di ingredienti di origine naturale. Adesso vi parlerò di quelle che sono state le mie impressioni a riguardo. Ho comprato la Garnier Fructisère Food Banana, dopodiché mi sono trovata bene con questa, ho deciso di provare anche la Garnier Fructisère Food Papaya. Una è una maschera nutriente, l'altra è una maschera riparatrice. Maschere riparatrici comunque non esistono perché sappiamo bene che la capigliatura non può essere riparata sulle lunghezze, in quanto il capello costituisce materia morta e si rigenera soltanto dalle radici. Quello che ci serve dalle maschere è di ristabilire la naturale idratazione del capello, chiudere le squame, renderlo più facilmente pettinabile e più morbido, soprattutto dopo il lavaggio dei capelli. Quello che ho riscontrato io da queste maschere è che sì, fanno i capelli veramente molto morbidi, e i miei capelli sono piuttosto secchi, a volte anche secchissimi, ma le ho trovate anche piuttosto leggeri, sia l'una che l'altra. Questa, alla papaya in particolare, è più leggera rispetto a quella alla banana, che è più adatta per chi ha i capelli secchi. Per quello che riguarda l'utilizzo di maschera balsamo, infatti questi prodotti sono indicati sia come balsamo maschera sia anche come leave-in, in pratica preferisco questa. Quando faccio sui miei capelli una Sherazade, cioè una maschera con addizionato in neo alter erbe ayurvediche, per saperne di più vi lascio qui nelle schede il link se non avete ancora guardato il video, così da potervi informare al meglio. Io preferisco questa alla papaya perché è molto più leggera e sappiamo bene che nella Sherazade va messa moltissima maschera e potrebbe appesantire i capelli. Invece per quello che riguarda l'utilizzo come balsamo o maschera, cioè da tenere in posa sui capelli dopo lo shampoo per 3 minuti o addirittura fino a mezz'ora, applicando direttamente il prodotto anche sulla cute, tranquillamente, le utilizzo entrambe, sia a volte quella alla banana, sia a volte quelle alla papaya, alternandole. Che dire, mi lasciano i capelli veramente morbidi, non mi appesantiscono la cute, non provo quel senso di pesantezza che si prova quando si utilizza un prodotto molto corposo, molto denso e pieno di oli o burri di origine vegetale. E tranquillamente i capelli mi vengono super soffici, super leggeri dopo il lavaggio, quindi mi piacciono entrambe per questo utilizzo. Invece per quello che riguarda l'utilizzo come leave-in, io preferisco questa alla papaya perché è molto più leggera rispetto a quella alla banana. Andiamo ad analizzare le formulazioni, sono molto simili all'inizio, infatti vi sono i medesimi condizionanti, la glicerina, l'acqua, insomma eccetera eccetera, dopodiché ci sono vari oli e burri, mentre in quella alla papaya c'è papaya, in quella alla banana c'è banana, questa è la differenza sostanziale, ma poi ci sono anche altre differenze, perché in quella alla banana c'è il burro di karité, l'olio d'oliva, che sono piuttosto tosti come oli vegetali, sono come burri, oli vegetali, sono piuttosto pesanti, ecco. Invece per quello che riguarda quest'altra c'è l'AMLA. Dell'AMLA ne abbiamo parlato ampiamente su questo canale, vi ho fatto anche una scheda tecnica, ve la lascio qui nelle schede se non l'avete ancora guardata. Si tratta brevemente di un frutto che proviene dal Medio Oriente, dal quale si ricava una polvere finissima che serve proprio per i capelli, per renderli più morbidi e anche come impacchi che prevengono la caduta e l'incanutimento precoci. Poi abbiamo qui l'olio di soia, l'olio di semi di girasole, che sono entrambi contenuti in queste due maschere. A differenza della maschera alla papaya, qui in questa alla banana abbiamo l'estratto di rosmarino e l'olio di avocado, quindi anche la barbabietola fermentata o mais. Ho gradito molto che da una parte del barattolo sull'etichetta è riportato l'incianalizzato ingrediente per ingrediente, però farei una piccola correzione riguardo l'ultima parte dell'inci, cioè sulla profumazione,
che è senz'altro di origine sintetica, io la gradisco personalmente, potrebbe anche non piacere in quanto è una profumazione molto forte e persistente sui capelli, piuttosto dolce e golosa. Questa è la banana, profuma proprio di banana dolce, dolcissima, mentre questa è la papaya, appunto, profuma di papaya. Ha un profumo di frutti tropicali anche piuttosto fresco, ma sono entrambe delle profumazioni dolcissime. Per chi non ama questo tipo di profumazioni potrebbe trovarla anche fastidiosa. Alla fine il 98% di ingredienti sono di origine naturale, il restante 2% di derivazione sintetica, quindi sostanzialmente li trovo dei prodotti accettabili. Alla fine sono 390 ml di prodotto per un prezzo veramente irrisorio. Mentre il supermercato costa tra i 6 e i 7 euro, io su Amazon l'ho presa all'incirca 4 euro e qualcosa, quindi è un costo veramente molto vantaggioso, considerata anche la quantità. Però bisogna tener conto anche del fatto che di questo tipo di maschera io necessito una maggiore quantità rispetto ad altre maschere biocertificate che ho utilizzato. Ho anche balsami, dei quali ne utilizzo veramente pochissimo, mentre di questi ne ho bisogno di più. Almeno i miei capelli ne necessitano di più, però è positivo il fatto che, essendo un prodotto piuttosto leggero, vado ad applicarlo anche sulla cute, cosa che non faccio mai con altre maschere che sono più concentrate e più corpose. La formulazione è vegana, cioè non ci sono ingredienti di derivazione animale. Per il resto ha una bella consistenza, un bel colore, un bel profumo, un prodotto da supermercato accettabile. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete provato questo tipo di prodotto, quali avete, perché ce ne sono diverse. Io nell'info box vi lascio il link dei prodotti che trovo più convenienti su Amazon di questa tipologia. Ho notato che però tendono a cambiare il prezzo, a volte costano veramente un botto o 15 euro barattolo, a volte costano addirittura 3 euro e qualcosa, quindi se riuscite a trovarle proprio in quel momento che c'è la promozione, vi fate una bella scorta e vi ritrovate un prodotto grazioso con un poco prezzo, soprattutto se dovete fare della Sherazade o se dovete utilizzarlo come leave-in, quindi va consumato quotidianamente. Ci vediamo alla prossima su Angela Biotruc. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo subito e attivate la campanella da smartphone per ricevere le notifiche sui prossimi nuovi video che metterò. Ciao!